Questa è cultura. Al terzo posto, tra i buoni motivi per guardare il festival, lei mi decritti questa immagine in un battibaleno, ma arriva a quello che hanno detto tutti i telespettatori. Qual è il terzo buon motivo per guardare il festival della canzone italiana? Cioè, ma non so se... Per non andarci dopo. Chi sta facendo il bimbo? Sta tentando di andare al bagno, cioè c'è no, andato. No, c'è già andato, sta lì. Che sta facendo, quindi? Il suo bisogno. Lei lo fa? Beh, non sarei qui. Certo. Certo, se non l'avesse fatto sarebbe... Dico, ma infatti è qualcosa che è proprio... Beh, la mattina... Oh. È un medicinale. No. Cioè è un senza quello un do, come va? Quindi proprio è un do must, è un must. Quindi no, proprio lei non può, no, no, non si può. Non si può. Non si può. Non si può. Non se ne può. Non se ne può fare a meno. Bravo! Al terzo posto, tra i buoni motivi per guardare il festival è perché non se ne può fare a meno. Complimenti. Al secondo posto, tra i buoni motivi per guardare il festival. Vediamo un po'. Al secondo posto, eccolo qua. Perché la canzone è nuda sin da piccola. Poi dopo... Guardi che squalificano pure lei, no, guarda, si capisce no, da questa cosa che una dice. Questione, una canzone bella è nuda, talmente... No, sono quelle canzoni che... Chi c'è nella Tinozza? E che ci so, che è Magalli da piccolo, chi è? Che ne so, che è? Sono due pupetti. Due pupette, davanti a loro c'è... C'è un maschietto. E quindi? Che guardano? Beh, una cosa che non c'hanno loro, quindi sono curiosi. E certo! E si domandano! Come facciamo a accendere la luce? In che senso? Ma no, beh, scusi, maschio, allora, femmina. Allora, mi perdoni, È un modo carino per dire... Ulisse cosa fece? Oddio, Ulisse che fece? Beh, un'epopea. Sì, ma che fece Ulisse con le sirene, che fece? Beh, le cose intime non sono scritte sul... Ah no, le sirene, che fanno le sirene? Le sirene... Che fanno? Beh... Cioè... Che? Beh, capito? Quelli sono i cavallucci marini. No, no, la sirena con la coda che non può camminare. Cioè, certo, e quindi... infatti nuota, no? Sì. Ma la sirena soprattutto cosa fa? Ulula. Ulula? Cioè... Quello è l'uomo lupo, il direttore d'orchestra. No, la sirena cosa fa? La sirena... Cioè... Sarebbe sgradevole. La sirena canta, il maliardo canto delle sirene, no? Beh, va bene. Lui cosa fece ai suoi marinai? Gli disse, ah, marinai. Certo. Beh, allora. Certo. Che fa? Avete sentito le sirene? Sì. Corri. Sarà mensa. Ma no. Ai marinai ha detto, voi non potete sentire il canto delle sirene, no. Quindi mettetevi. Mettetevi in riga. E buttatela a mare. No, mettetevi... I dappi. Ma a me invece... A te dove i dappi? No, che ne so. A me ma non si dà. Ma no, a me invece... A me invece... Mi legate dove? Mi legate a un palo... Così, in mezzo alla strada. No, palo, sulla nave. Al palo della nave, ma mi togliete perché voglio ascoltare. E quindi era uno? Uno era... Era come lui, Ulisse? Com'era Ulisse? Dai, veloce, su. Ma che ne so io? Ma... Era uno curioso. E allora perché? Il secondo buon motivo è per... Per soddisfare la curiosità, ma è ovvio che è il secondo motivo. Ma attenzione, al primo posto, questo è facile, me lo risolve in un battibaleno. Al primo posto tra i buoni motivi per guardare il festival, eccolo qua. È il motivo per cui lo guardano tutti, no? Perché se ingroppano mentre non lo capito. Ma che dici? No! Allora, no, adesso la prego. No, ma guarda via, la prego. Ma tu mi fai vedere la foto? L'immagine. Io credo, se saranno stancati pure loro, no? Eccola qua, vede. No, cioè, il canguro e la cangura, che fanno? Stanno facendo le loro cose intime. Esatto, la cosa è vera. Siccome non hanno casa, perché la loro casa è la giungla, dicono, ma questo, ma che sto... No, i canguri non stanno nella giungla. I canguri stanno... Nella daina. Quando li ospitano i cerbiatti. No, stanno in Australia, no? Vabbè. Nel walkabout, nel deserto australiano. Il bambino non capisce che cos'è. Certo. E lui sta lì e gli cerca di dargli da mangiare, quindi... Ma te pare che uno te l'andava a mangiare mentre sta facendo... E infatti scusa. L'aria perplessa del canguro nel testimonianza, non è no? Il momento. E il canguro si dice, ma guarda qua un po'. Guarda qua un po', qua, come al festival. Guarda... Qua... Beh, qua. Come al festival, qua? Beh, qua. Apparecchio pure per te? No, che ne so. No, come al festival, qua?
dice il canguro, ma guarda te, io che qua... Cioè, tu guarda del festival che io qua... Che io sono da fare, certo, no. Ma no, nel senso, qua può cosa? Qua, un attimo che appena si sblocca, qua può succedere di tutto. Può succedere di tutto, ecco il primo buon motivo che ci hanno dato per guardare il festival. Bravo, ce l'ha fatta, complimenti. Grazie. Complimenti, complimenti.